Buongiorno a tutti e benvenuti al nuovo video di Nerd in Quarantena. Oggi voglio provare a fare qualcosa di un po' diverso dal solito. Allora, siccome ieri è uscito un nuovo trailer di Final Fantasy VII Rebirth, come dire, mi è venuta voglia di guardarlo e commentarlo insieme a voi. Piccola premessa, non si tratta di una video analisi dei trailer, ma come ho appena detto è un commento, quindi non vi aspettate chissà quali teorie, eccetera, eccetera. Bene, prima di cominciare direi di spostare il mio faccione. Ok, molto molto meglio. Direi di cominciare subito con la visione. We're still here at the scene of this allora, terrible disaster. Cosa abbiamo? Caused by a massive tornado which swept through sector 0, 1 and 2. Distrutta probabilmente appunto dopo il finale del remake. E abbiamo anche i protagonisti, a quanto pare morti o comunque feriti, che vengono portati via dalle truppe della Shinra. It's the wreckage of the expressway. Search and rescue operations are already in. Qua vediamo anche Red 13. Allora, io credo che questo non sia altro che un video fake prodotto dalla Shinra per dimostrare d'aver catturato i terroristi. Sì, per non fare brutta figura di fronte all'opinione pubblica. Progress. Però la cosa particolare è che ora non mi sembra che appunto hanno fatto vedere Aerith, Tifa, Barrett, Red 13, ma non Cloud. Questa cosa un po' mi puzza, quindi chissà. Perché un'altra cosa che mi è venuta in mente è che nella realtà alternativa in cui c'è Zack, ricordiamo Zack che ha portato in salvo Cloud, possa comunque alla fine essere successo qualche casino con l'Avalanche, e quindi quello che ci fanno vedere al telegiornale è parte della realtà alternativa, perché Cloud non c'è, perché al momento in teoria è con Zack. Ma andiamo oltre. Il viaggio sconosciuto continua. Bene, qua vediamo i ragazzi uscire da una caverna. Probabilmente la, io credo che sia la Mithril Cave. In un filmato CGI, questa credo che sia. Just look at it all. No, non so se sia CGI. No, no, mi correggo, non è CGI, però cazzo, sono fatte davvero bene. Graficamente è pauroso. Even after everything we've done to it, it's still going strong. Un bellissimo scenario aperto che all'apparenza può sembrare una sorta di open world, o comunque essere formato da varie zone molto aperte, però secondo me in realtà si tratta di enormi corridoi, come abbiamo visto anche nel precedente capitolo. Comunque dopo vi faccio vedere meglio durante il video, il trailer. But in reality, it's barely hanging on. Red 13 parla del problema del pianeta che sta morendo. Was wondering, what's Cloud been doing these past 5 years? Devo dire Where's che he graficamente been? Mi piace un botto. And your... Allora, qua nel frattempo c'è un voiceover di Tifa che si domanda appunto cosa abbia fatto Cloud negli ultimi 5 anni, e scopriremo chi ne sta parlando con Aerith. Infatti, this is gonna sound crazy, Aerith risponderà as far as I know, Cloud was... Qua torno un attimo indietro per ammirare la fattoria dei Chocobo, che secondo me non è la fattoria di Chocobo Bill, perché me la ricordavo un pochino diversa nel gioco originale. Io credo che in questo gioco ci possano essere vari punti in cui sia possibile trovare Chocobo, magari, perché no, magari anche allevarli. E questo appunto è uno di essi. Andiamo avanti. As far as I know, che bello, Cloud was never in Nibelheim 5 years ago. Che nella prima parte non si poteva. Questa confermato, direi, è assolutamente CGI. È il momento in cui Bugenhagen ci racconta It is the very essence of our star. The blood coursing through its planetary vein. Una cosa che ho notato, che un po' mi dispiace, è che qua Bugenhagen non sembra galleggiare sulla classica palla, a meno che non sia in piedi in equilibrio su una sfera, però qua mi pare che la palla l'abbiano completamente eliminata. Hojo, altre immagini di quella che credo che sia la Mithril Cave. Questo onestamente non ho capito che cosa sia, perché pare che stiano andando verso un reattore Mako, però non capisco quale possa essere, o il reattore di Corel, perché Nibelheim non credo, quindi penso che sia quello di Corel. I believe he called them.
Sephiroth was inmate. Ecco, qua c'è il momento a Calm Town in cui presumo, non credo che lo cambieranno. Immagino che qua ci sia il famoso flashback di Nibelheim, di quando succede il patatrack con Sephiroth. Garn, we fought him. Ecco qua, appunto, Cloud sta raccontando. I come back now. Allora, qua, after five years, vediamo Tifa che si chiede appunto che fine abbia fatto Cloud negli ultimi 5 anni. E ne parla apertamente con Cloud. Io non ricordo se nel gioco originale c'erano sicuramente non gli stessi dialoghi, però questa faccenda era meno approfondita. E io devo dire che vedendo comunque questi dialoghi, sono ottimista, perché sembra che a livello di scrittura abbia fatto un buon lavoro il team del gioco. Poi vabbè, vediamo i momenti di spasso da parte di Cloud. Well now, think we woke it up. Allora, qua con il boss, presumo sempre nella Mithril Cave, e io già qua mi preoccupo, perché mi ricordo quanti erano tosti i boss di Final Fantasy VII Remake, e da un lato ho già paura anche qua per affrontarne di nuovi. Allora, una cosa interessante che ho notato è che, allora, l'interfaccia del combat system sembra essere uguale a quella del primo capitolo, però in aggiunta sotto la barra dell'ATB ci sono tante piccole tacchettine. Proviamo a contarle: 1, 2, 3, 4, 5 tacchettine. A volte durante il trailer capiterà di vederle attive oppure vuote, chiamiamole così, e non ho capito bene a che cosa servono. Ho una piccola teoria di cui vi parlerò tra poco. Feast your eyes on the Turk's latest and greatest, Elena. Oh, finalmente she may be new, Elena, but she's still a Turk. Che fa un botto di danni, che è pochissimo. Ecco, allora, adesso vedremo alcuni pezzi appunto delle mappe. E perché io non credo che siano completamente aperte? Io, se voi ci fate caso, ci sono sempre dei percorsi. Ad esempio qua dove c'è il fiume si vede, vabbè, il percorso per poterlo attraversare, ma anche più avanti, se ci fate caso, capiterà più volte di vedere dei percorsi prestabiliti, in cui a volte si allargano per permettere a Cloud e compagnia bella di combattere contro i mostri. Qua appunto vediamo che è lo spazio più aperto per mettere i combattimenti, e quindi spettacolare le mosse combinate, tra l'altro, che vengono riprese da Lincoln. E io credo che le nuove tacchettine servano appunto di permettere ai personaggi di effettuare le mosse combinate. Però poi magari mi sbaglio, questa è l'impressione che mi ha dato, perché appunto una delle novità del combat system rispetto al precedente capitolo è appunto la possibilità di effettuare attacchi coordinati. Qua vediamo qua succede qualcosa di molto interessante, ovvero qua dovremmo essere sull'imbarcazione che ci porta da Junon, se non ricordo male, a Costa del Sol, e come nel gioco originale incontriamo Sephiroth, che in realtà Sephiroth non è, sarà una battaglia contro Genova. Qui abbiamo già incontrato Yuffie, e Yuffie probabilmente dagli effetti particellari di Sephiroth ricorda un po' Nero, che Yuffie appunto nel DLC di Final Fantasy VII Remake aveva combattuto contro Nero. Le è rimasto un attimo questo trauma e prende paura e scappa, lasciando a Cloud di fare la magagna that she can peer inside you, into the very depths of your soul. Allora, io ho notato che qua cambia un po' l'arena della battaglia. Io credo che qua sia sempre sulla nave, anche se qua comunque il campo di battaglia è completamente diverso, perché anche nel primo capitolo, quando combattevamo contro Genova, eravamo nel palazzo Shinra, e durante la battaglia con Genova era un po' cambiato l'ambiente, non era uguale, quindi credo che anche qua abbiano scelto un escamotage del genere.
that she can become those you hate, those you fear, those you love. Il nostro caro Sephiroth parlare con la madre. E qua un altro momento di spasso. You murdered my dad! You burned my village! You know that I killed her. So, who is she? Allora, in questo momento c'è Sephiroth che dice una cosa abbastanza interessante. Torniamo un attimino indietro. You know that I killed her. So, who is she? Perché dice, Tifa l'ho uccisa, quindi chi è lei in realtà? Almeno io penso di aver capito che quello che dice a grandi linee è questo. Perché in effetti Sephiroth, dopo aver affettato Tifa, viene ucciso, per modo di dire, da Cloud e non sa che Tifa in realtà è sopravvissuta. Però non capisco perché comunque Sephiroth, l'abbiamo già visto nel precedente capitolo, poi magari è una stronzata mia, eh. Diciamo che è una frase interessante vissuta dal punto di vista di Sephiroth. Final Fantasy VII Rebirth, non vedo l'ora che esca. E qua abbiamo un primi 2024, avevano detto che sarebbe uscito in inverno, quindi io credo che uscirà, potrebbe uscire già da gennaio, febbraio, marzo, ecco, non oltre marzo, non penso, anche perché dopo scatta la primavera, ma devo dire che come data di uscita è molto vicina, io la sento molto vicina. Poi notiamo anche su due dischi. Allora, anche il precedente capitolo era uscito su due dischi, ma ricordiamoci che era su PlayStation 4, questo invece è PlayStation 5. La versione Play 5 di Final Fantasy VII Remake invece era su un disco e basta, se non ricordo male. Interessante che, nonostante anche questo sia per PlayStation 5, il Rebirth, hanno scelto di distribuirlo su due dischi, quindi immagino che ci sia una mole di contenuti pazzesca. Niente, abbiamo finito, io intanto vi ringrazio per aver guardato il video fin qua, è la prima volta che faccio video del genere, come dicevo si trattava di un commento, non vere e proprie analisi e teorie. Che dire, il trailer a me è piaciuto veramente molto, a differenza di quanto si è visto nel primo trailer, non sembra discostarsi troppo dal capitolo originale, perché vi ricordo che nel primo trailer si vedeva Zack parte della realtà alternativa. Qua invece di alternativo non mi sembra che abbiamo visto molto. L'unica cosa anomala, appunto, come vi dicevo, è la parte iniziale in cui vediamo i soldati Shinra che portano via i cadaveri o i corpi dei protagonisti. Però, appunto, io penso che sia, come dire, una trovata pubblicitaria della Shinra fatta in CGI, dato che sono tanto bravi, per dimostrare che i terroristi sono stati sconfitti e la Shinra abbia vinto. Però ciò non toglie che magari si tratta della realtà alternativa, dato che Cloud non l'abbiamo visto, e comunque ne scopriremo di più i primi del 2024. Grazie ancora, ciao a tutti, se il video vi è piaciuto vi prego di iscrivervi al canale, lasciate like e condividete con gli amici. Ciao!